Gentili telespettatori, buonasera. Qui Roma, Stadio Olimpico, teatro di un nuovo eccezionale avvenimento nella storia del campionato italiano a girone unico. Abbiamo infatti per la prima volta uno spareggio per la conquista dello scudetto e si fronteggiano in tale circostanza Bologna e Internazionale, che hanno entrambi chiuso il campionato con 54 punti ciascuno in classifica. No, dopo due minuti che ci incontriamo sembra di essere come una volta, guarda. Sembra che era negli anni 60. Sì, era più veloce di aveva 65. Lei mi raccomando, metta bene l'obiettivo. Oh, non sia soggettivo, obiettivo. Con noi te, tu vincerai lo scudetto. Sì. Penso proprio, di sì. A Bologna, se lei perde una partita, dice, non le manca niente, andiamo a una maniera. Abbiamo anche il coraggio di sorridere, malgrado questi due qua, penso un po' che devo sopportare. No, Harald lo sopporto volentieri, ma Romano era più scherzoso di Harald. Noi eravamo questo di in campo di, lasciamo di aiutarsi, ma anche di inventare. Certo. Noi eravamo degli inventatori, perché se uno aveva un pallone guardava dove era il prossimo vicino e lo passava lì, sai, eravamo un gruppo. Non abbiamo inventato niente, però abbiamo trovato un modo per vivere in buona allegria un'attività che adesso viene chiamata lavoro. Vero, è vero. Che invece è un divertimento. L'allegria ti aiuta. Non è filosofia, è lettura logica di vita. L'allegria, quando vedi uno allegro, è difficile che si faccia anche male. Te lo dice Romano Foglio. Perché ero sempre scherzoso, sempre allegro. Andava bene, andava male. Infatti, si pensava a giocare. Infatti era la zanzara. È vero. Sì, mentre Giacomo era la formiga, perché lavorava, metteva via, lavorava. E lui invece era dondolo. Quando partiva da metà campo e dondolava, se lo lasciavi girare era un pericolo. Lui ne superava meglio due che uno solo. Sì, due, perché quello arrivava, quello, poi arrivava l'altro in ritardo. La sua bravura era anche questa qui. Io non ho partecipato alle azioni, mi sento solitario qua adesso. Però gol ne hai fatti tanti. Ne ho fatti subire tanti. Molto merito è, come ha detto Bernardini, di Franco Janić, un difensore centrale duro e con due piedi ignoranti che fa ancora. No, io due o tre li ho alzati e Tumbrus li rinviava. Sì, vabbè, non c'è niente di male. Però ci avevamo organizzati con Tumbrus, questo è umorismo però, che io avevo il bigliettino di un ottimo ortopedico
E quando gli andavano arrivando, dico, rivolgiti a questo che è bravo. Quello che in tutta la sua carriera non farà mai gol. Che ci sia una porta avversaria, glielo raccontano i suoi compagni, perché lui non l'ha mai vista. Ma tu ridi, ma quando segnava un gol, adesso vedo tutta la gente che corre. Io mai sono andato a abbracciarlo fino lassù. Lo chiamano Armeri, l'armadio, ma fuori dal campo è un tipo educato e anche simpatico. Anche il ritorno, non solo l'andata. No, quando c'erano gli scontri anche nello spareggio, si vedono, no? Quei due scontri di Bulgarelli con Suarez. Bulgarelli che tocca, Suarez che avanza, Suarez a terra. E Franco là, no? A carezza. No, niente. Dopo gli ho tirato una randellata alla pancia, non è più venuto giù. Però si è corso subito a vedere quello che si era fatto. Sì, no. Quando tiri una randellata a uno, devi vedere dove. Perché se la seconda la dai lì è due volte più male. Se no, se la disperdi, è un peccato. È una filosofia un po' da... Però basta, siccome è filmato, non sono mai stato squalificato. Ormai non ti squalificano più. Mai. E un gol fatto contro Torino con 5 passaggi che l'avversario non ha mai toccato il pallone. Dal portiere. Negri. Poi... Al terzino destro, ora se c'era... Chi è? Furlanis. Poi a Bulgarelli, Perani, Perani in mezzo, inizia stop di destra, di sinistra, di destra la mise nell'angolo sulla sinistra del portiere. Quindi è un po' facile, no? Era un professionista molto serio, lui si preparava e quando andavamo in ritiro era molto sito perché lui doveva concentrarsi alla partita e naturalmente quello era un tipo che non si doveva disturbare e Helmut che scherzava magari le disturbava e ogni tanto anche troppo e così succedeva che litigavano un po' e per quello che io sono venuto in mezzo, però io devo dire che Carlo come amico, come giocatore se ne lava noi tutti domenica dobbiamo giocare, dobbiamo vincere. Se da lui veniva fuori un serietà così professionale che le abbiamo stimato molto. Ara, anche perché lui quando Bernardini parlava gli toccava i Rivera, i Mazzola, sì. Non è che ne lo faceva. Sì, sì. E poi io quando trovo Sandrino, anche ora quando lo trovi, oh Sandro, guarda chiamo Furlanzi. Poi era divertente anche nei comportamenti, pur avendo questa serietà professionale. In pieno inverno si faceva freddo, si avvicinava e diceva, cosa fa sto? Ne faccio un capotino. Helmut Haller è uno strano tipo di tedesco. Perché è un regista d'attacco molto fantasioso, che a volte sembra quasi brasiliano. È stato un grande giocatore, un grandissimo giocatore e aveva dato un valore alla squadra enorme e poi era un tipo che le piace di scalzare. E poi alle ride, al rende. E facevo tanti scherzi, qualcuno andavano bene, qualcuno non andavano tanto bene, quindi Helmut era un tipo che dovevamo controllare e Helmut quando avevo litigato con altri giocatori, veniva sempre da me, veniva in camera da me e mi dice Harald mi deve aiutare. Ho fatto un sbaglio, ho dato un pugno a Fulanis, non dovevo farlo, tu puoi parlare con Fulanis così siamo amici, eccetera, eccetera. E Helmut faceva tante cose e dopo stava male perché le aveva fatte. Perché le aveva fatte. E voleva l'aiuto di mettersi le cose a posto. E per me era facile perché io disse Fulanis e Helmut, domenica dobbiamo vincere, siete amici, stringetevi la mano. E così era tutto passato. Poi Helmut in campo era uno che non si risparmiava. E poi quando hai un giocatore di classe come Helmut, che non si risparmia per i compagni, e in più c'è anche fantasia, per un giocatore sei grande come calciatore.
Helmut era un napoletano, non era un tedesco. Giacomo però era un vero bolognese. Anche se di tutto, è nel mangiare. Sì, tutto nei nonni, nei modi di fare. Sì. No, Giacomo. Giacomo poi è stato un grandissimo giocatore. Il successo l'ha modificato in meglio o in peggio? Beh, io non sono più indicato a dirlo, però se mi ha modificato, mi ha modificato in peggio. Se si guadagnasse la metà o un terzo, lei lo farebbe ancora il calciatore? Eh sì. Se non si guadagnasse niente? Lo farei ugualmente perché mi diverte moltissimo. Secondo me è stato il più grande centrocampista italiano in quegli anni. E se avesse voluto andare al Milan o all'Inter, ora non si parlerebbe sempre solo di Rivera e di Mazzola. Perché lui è forte come quei due messi insieme. Scarta, vince i contrasti, passa bene, tira con una bella mira, corre e soprattutto pensa. Poi ci potevano essere gli altri, Suarez, ma Giacomo aveva... E anzi un anno non fece un gran campionato secondo la stampa, invece secondo me l'ha fatto il campionato più bello, proprio perché era, si era dedicato a supporto di tutti gli altri. Che Giacomo prima faceva la mezza punta, poi l'allegria che c'aveva sempre addosso. Era divertentissimo. Ci stavamo allenando al campo della Lazio, a Tor di Quinto. Sì, era il venerdì, no? O giovedì o il venerdì. Era un po' disperazione. Sicuro, anche perché il presidente ci teneva molto a questo scudetto e proprio il giorno, tre giorni prima, insomma, ci lasciò. Del resto, ognuno ha le proprie reattività. Sai, chi diceva non giochiamo, andiamo al funerale. Io speravo che rinviassero la partita. E poi la federazione e le due società decisero di giocarla. Gentili telespettatori, buonasera. Qui Roma, Stadio Olimpico, teatro di un nuovo eccezionale avvenimento nella storia del campionato italiano a girone unico. Abbiamo infatti per la prima volta uno spareggio per la conquista dello scudetto e si fronteggiano in tale circostanza Bologna e Internazionale, che hanno entrambi chiuso il campionato con 54 punti ciascuno in classifica. Anche questo, che noi eravamo così preparati per questa partita, e questa partita era veramente nelle nostre teste, era per tutto, quindi è quello di volevo vincere, era così forte che non si fermava nessuno, e certamente il moto di Dell'Ara ha anche incaricato noi. Quando l'arbitro Lobello ha fischiato, si doveva stare fermo per un minuto e pensare a Dell'Ara, e questo era tremendo. Prima dell'avvio, un minuto di raccoglimento alla memoria di Renato Dell'Ara, presidente del Bologna, deceduto. Stadio Olimpico affollato, con larga rappresentanza di appassionati giunti da Bologna e da Milano. Disastro sociale. Cioè, tensione. No, tensione, soffiavo come un mantice. Ecco le squadre allineate, con al centro l'arbitro Lobello di Siracusa che... Però ognuno ha i propri atteggiamenti, no? E Harald? No, Harald sempre sorridente, sereno, tranquillo, tanto io fa gol. No, fare gol per lui era più facile che per me non farli fare. Quindi no, tensioni diverse. Sentivo molto la partita, però avevo un certo freddezza, e questa freddezza doveva essere in me. Beh, no, per niente, per è nordico. Per dimostrare che potevo, insomma, dare il meglio. Bologna, Negri, Furlanis, Pavinato, Tumburus, Janic, Fogli, Perani, Bulgarelli, Nilsen, Haller e Capra. Posso fare un giudizio tecnico, può darsi che lo sbaglio. Mazzola, Suarez. Loro giocavano con la palla lunga, noi invece giocavamo con la palla vicina, e li abbiamo messi in difficoltà, perché poi loro, avendo Perani e Capra sulla destra, Facchetti non poteva più fare il terzino offensivo. Si avvicina Perani, riceve, passaggio a Nilsen. Ho fatto gol perché proprio la palla è andata dentro
per un pelo là, comunque è andata dentro. Tira Bulgarelli, tocca per Fogli, rete, ha segnato Fogli, Bologna 1, Internazionale 0. Poi io ho sempre detto che per me la più bella cosa è quando ho dato la palla. Sì, sì, è il più bel passaggio. Che Perani, Haller, invece di essere al suo posto a destra, Perani, era tutto a sinistra. Io mi feci vedere. Insiste il Bologna nella sua azione offensiva. Perani me la dette e poi portai la palla così. Nils, che era là, tagliò dentro. Io riuscii a metterla nella proprio. E di sinistro Ara. È proprio un esempio di quello di capirsi. Certo, certo. Manovra Fogli, si piazza Nielsen, riceve. Raddoppio. Stupendo gol. 39esimo del secondo tempo. Bologna 2, Internazionale 0. Ma la Zanzara, il suo compito? Sennò come facevano? Ha ragione Franco. Hanno praticamente vinto da questo momento il loro settimo scudetto. L'arbitro consacra in questo momento il Bologna campione d'Italia. No, ricordo solo che Negri saltava come una scimmia di qua, di là. Questa è una forma molto atletica che io non potevo avere, che invidiavo, ecco quello il motivo. Riesce a coronare questo duro e travagliato campionato. Però tu prima chiedeva se Inter era sicuro di vincere. Eravamo sicuri anche noi, perché volevamo vincere. Sì, quando poi volevamo vincere sia per Bologna, ma anche per l'area, per tutti. E quel giorno lì potevamo aver giocato con chiunque e abbiamo vinto. Vero, vero. Mentre continuano i festeggiamenti per questo Bologna, fra un tripudio di bandiere rosso-blu, fra un osanna meritatissimo ai campioni e ai neocampioni del Bologna, che hanno sudato e vinto meritatamente questa loro grande fatica. Siamo andati a Fregene, abbiamo tirato fuori la memoria voi, che io adesso sono delle difficoltà. Alla sera lì abbiamo bevuto champagne, abbiamo mangiato la ragosta, eravamo seduti e mangiavamo, beviamo, poi ogni tanto ci alzavamo in piedi e ci mettevamo a saltare e dicevamo siamo i campioni, e poi ci sedavamo e poi ci pensiamo, è vero, siamo dei campioni. Poi è strano, davvero, in un primo momento non pensi che sei campione d'Italia, dopo ti viene a mente. Grandissimo, guarda l'emozione di basta sentire quasi il nome di Bologna e ricordarlo dagli anni 64, per me è stato una cosa che mi ha colpito di cuore. We'll be right back.
poi quello di sapere di venire qui e trovare i vecchi amici, trovare i vecchi tifosi e trovare, possiamo dire, tutto il Bologna, tutta l'atmosfera di questa città che da io avevo 19 anni mi ha creato, mi ha educato, mi ha dato un'esperienza che io non potevo aver avuto da altra parte. Ho avuto la grande, lasciamo dire, fortuna di 3 mesi prima che Giacomo morisse di andare a visitarlo all'ospedale. Avevo l'appuntamento alle 11 e Carla mi ha detto di essere preciso perché le avevano aiutato di stare bene per questo incontro con me. E alla fine, questo incontro ha durato mezz'ora e alla fine Giacomo mi guardasse e mi dice: Harald, a poco ci vediamo in paradiso. E sai perché? Perché noi giochiamo come siamo in paradiso. E queste sono state le ultime parole che io ho sentito da Giacomo.